3. Allora, adesso continuiamo, chi ha assistito alla prima parte con Daverio sa già tutto. Daverio ha fatto un'introduzione, ha fatto un discorso molto interessante su Passepartout, su come è nata questa esperienza assolutamente casuale di televisione, ci ha lasciato in eredità la sua squadra di lavoro con il quale questo programma è nato appunto, abbastanza casualmente, è stato messo in piedi dal nulla e da 6 anni va in onda su Rai 3 con successo. Allora adesso noi vediamo dei pezzetti dei programmi di cui ha parlato Daverio, con diciamo a seguire per ogni brano, per ogni giusto pezzi di programma, un commento da parte del... Intanto presentiamo qui chi abbiamo, perché io non so chi abbiamo. Io sono Mauro Raponi, regista di Passepartout. Poi c'è il... Ecco, presentali tu. Il collaboratore mio fratello è Federico, e poi c'è Daniela che lavora in redazione e coadiuva anche il mio lavoro. Ecco, quindi loro sono appunto i preziosi collaboratori di Daverio. Adesso appunto noi vediamo questi pezzetti di televisione. Ripeti il nome che non mi ricordo. Mauro, ci farà con Mauro e Francesco, Federico, scusami, farà un commento, e poi soprattutto voi potete fare tutte le domande tenendo presente sempre quello che ha detto Daverio, cioè quindi che questa televisione è fatta, una televisione fatta con grandi idee e mezzi poveri, esattamente come quelli che avrete voi a disposizione per fare la prova d'esame. Esatto, infatti. Praticamente noi per 5 anni abbiamo usato sempre quella telecamera lì che vedete, la stessa che sta usando. Era loro, quella è già elaborata, perché quella della mia. Sì, perché infatti è professionale, sì. Una telecamera professionale in ogni caso, però praticamente quello, diciamo, il 90% di quello che vedrete è stato fatto con quella macchina lì. Io ho 2 esempi. Diciamo questi sono un po' i più noiosi, perché quando in video ti metti a dare date, a dare riferimenti storici, insomma, è una parte del video, del programma un po' noioso. E diciamo che noi abbiamo cercato di farlo con più ritmo possibile, e io vedrei quello più esteso, più lungo. La nostra storia inizia nel 1492, è l'anno in cui muore Lorenzo il Magnifico. È l'anno in cui muore Piero della Francesca e finisce il primo ciclo del Rinascimento. È l'anno in cui inizia il decadimento del Ducato di Milano ed è l'anno soprattutto in cui si scopre l'America. La Spagna arriva nel nuovo continente e neanche si immagina quanto fra poco diventerà ricca. Mentre Roma è tutto sommato ancora una città piccolina, a 40-50 mila abitanti circa, le grandi città del mondo sono solo 5. 2 sul continente, Milano e Parigi, e 3 sul mare, Venezia, Napoli e Istanbul. In quegli anni Londra ha la dimensione di Cremona. Esempio di una sorta di scheda, diciamo, storica, supportata da solamente semplici JPEG, quindi non c'era un girato in questo caso. Sì, però tendiamo spessissimo ad utilizzare le immagini, anche se non abbiamo girato, ad usare le immagini che possano raccontare quel periodo, proprio per annoiare meno e seguire meglio, associare alle parole magari la piantina di Roma. La piantina di Roma, appunto, vedendo l'immagine uno memorizza meglio la situazione reale della situazione, insomma. Invece la seconda che volevo far vedere è, diciamo, invece supportata da immagini, addirittura c'è anche in mezzo una sorta di mini servizio. L'intento era sempre quello di spiegare cosa, da parte del professor Daverio, cosa accade in un determinato periodo storico contemporaneamente, quindi cose apparentemente differenti tra loro, cioè che concernono diversi campi dell'arte, però in realtà sono in un certo qual modo collegate, cioè come per dire, non è un caso che accadano tutte in quel periodo lì. Mm-hmm.
Il barocco, uno stile romano che invade l'Europa? Troppo facile. Iniziamo una ricerca alternativa, non solo stilistica, ma legata all'evoluzione dei pensieri e dei manufatti. Sant'Agnese copia il suo modello barocco a Milano, da Sant'Alessandro, chiesa costruita su progetto di un barnabita per i barnabiti 46 anni prima di Sant'Agnese nel 1602. Perché mi permetto la sfacciataggine di rivendicare questo primato milanese? Seguirò quattro date in fila, il 1564, 5, 6 e 7. Il vero cambiamento del modo di vedere il mondo, quello che cambia le radici, la cultura del Cinquecento, è la conclusione del Concilio di Trento nel 1564, quando si propone la nuova morale del catechismo romano. Lo stratega del concilio, il cardinal Carlo Borromeo, si ritira dalla competizione papale romana e decide di tornare a fare il vescovo di Milano. Ecco un quadro dell'anno successivo, 1665, dipinto dal suo pittore prediletto Pellegrino Tibaldi. Lo stile è tuttora michelangiolesco, romano, forte quasi per citazione, ma in versione castigata dove i corpi possono rimanere nudi purché di schiena. Certamente l'invenzione della torsione. La Controriforma imbriglia le arti nel contenuto, ma lascia via libera allo svolazzo e dà un impulso magnifico alla musica, che è fondamentale per la nuova liturgia, così come lo è tra l'altro per la riforma dei protestanti. L'anno successivo ancora avviene un'invenzione fondamentale a Cremona. Cremona, un pezzo di pianura padana assolutamente intatto, con la sua cattedrale magica e alcuni segreti fondamentali per la nostra avventura. Dietro a me c'è lo strumento mitico. Fu costruito in epoca assolutamente non sospetta, nel 1566, per re Carlo IX di Francia, da Andrea Amati, che darà vita a un'infinita generazione di liutai. Di cinquecentesco in realtà ha solo l'istoriazione sul bordo, che poi la liuteria abbandonerà definitivamente e che ci rimanda all'epoca. Per il resto, la forma è compiuta e definitiva e trasforma questo manufatto in uno dei 20 oggetti forse più importanti della cultura dell'Occidente. Tutto nasce da lui. L'anno successivo, 1567, nasce a Cremona Claudio Monteverdi, il grande innovatore che sarà capace di traghettare la musica dal mottetto alla composizione adatta all'opera, dove il violino gioca un ruolo trainante. Il violino di cui da allora Cremona è il centro di fabbricazione mondiale e dove ancora oggi lavorano gli liutai provenienti dal mondo intero. Dann kommt genau die Länge, ja. Die Breite, das hier und die Punkte raus. Es ist unglaublich. Es ist so einfach. Ja, also der goldene Schnitt ist überall drin, zum Beispiel ja, auch. Ja, sicher. Il riccio è già barocco. Le due F del violino sono la grande invenzione da design. Sembrano sorgere dal nulla, ma non sono altro che la trasposizione di un dettaglio architettonico che nella testa di Andrea Amati era presente da sempre perché lo vedeva ogni giorno. Era dal 400 sulla facciata del Duomo. Questa bellissima biblioteca voluta nel 1452 da Novello Malatesta, il signore di Cesena, è forse l'unica che rimane intatta da allora, ma è rimasta intatta con i suoi banchi.